È con soddisfazione ed anche con orgoglio che comunico una straordinaria vittoria per le Marche, per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Con l'approvazione della VIA, ossia della valutazione di impatto ambientale per l'adeguamento della galleria della Guinza, si chiude, dopo 40 anni, il libro delle parole al vento e si apre finalmente un libro nuovo, quello dei fatti. L'approvazione della VIA segue a stretto giro l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ANAS del progetto di adeguamento della galleria e del tratto fino a Mercatello, ossia dei lotti 2 e 3 dell'A78 Fano Grosseto. Ora manca solamente la pubblicazione del bando e i lavori per aprire la galleria potranno finalmente partire. La svolta decisiva è avvenuta il 27 dicembre del 2022, quando il CIPES, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha portato a 150 milioni di euro l'ammontare complessivo per l'adeguamento della galleria, sbloccando un'opera ferma da oltre 40 anni. Questa è la vittoria della filiera istituzionale che si è creata tra il governo regionale e quello nazionale guida Giorgia Meloni, è la vittoria della determinazione del presidente della regione Francesco Acquaroli e dell'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, è il frutto dell'impegno di noi parlamentari del territorio che abbiamo svolto e svolgiamo la funzione di cinghia di trasmissione, un modello vincente che ha portato e sta portando importanti risultati per le Marche.